Non posso nasconderlo, c'è una certa tristezza ad ascoltare, a vedere, a sentire quello che si dice in giro, le cosiddette opinioni. E allora provo a riflettere, da dove nascono le nostre opinioni? Ci facciamo delle opinioni pensando, o meglio facendo esperienza di qualche cosa e organizzando l'esperienza col pensiero. Per gran parte della storia l'umanità ha organizzato la sua esperienza con un pensiero mitologico. No? Gli eroi, i vincenti, la gloria, la patria, l'onore, Dio, la famiglia. Quello che diceva l'eroe di turno, il potente di turno, piuttosto che il padre della famiglia era legge e quindi c'era poco da pensare se deriva dai modelli. Poi è arrivata la Chiesa per secoli, soprattutto i secoli bui del Medioevo, fino praticamente ai nostri giorni. Il pensiero della Chiesa era il pensiero, della Chiesa o delle religioni sparse per il mondo, erano il pensiero. Poi è arrivata la scienza. Però il pensiero della scienza è un pensiero per pochi, no? I molti prendono le briciole di questo, la divulgazione. E in questo periodo, in questo lungo periodo, in questi decenni dove le cose stanno cambiando in un modo stratosferico, siamo, si dice, in infodemia, cioè informazioni che arrivano ovunque. Tutti possono parlare, possono far sentire in qualche modo la loro voce. E quindi dove noi prendiamo il materiale grezzo per il nostro pensiero? Da queste informazioni fasulle, da queste informazioni approssimative, da queste informazioni parziali. Ognuno, secondo il cosiddetto wishful thinking, prende quella parte del pensiero o dell'informazione che gli piace, si identifica, si costruisce su quattro idee in croce e su questo basa il suo comportamento e soprattutto incomincia a criticare e giudicare. Pensiamo a questi ultimi 2 anni, il dramma della pandemia con questo acerrimo dibattito, sono state dette cose terribili nei confronti dei Novax, così come sono state dette cose terribili nei confronti dei cosiddetti complottisti o del pensiero unico. Ci dicono cose terribili tra putiniani e zelenskiani. Tutti vogliono la pace, ma ognuno ha il suo concetto di pace, un po' come Dio, tutti credono in qualche modo in un Dio, ma quel Dio lì ha loro immagine e somiglianza, non viceversa. Quindi, di cosa stiamo parlando? Qual è la comunicazione che circola, se non la comunicazione delle proiezioni della nostra autoimmagine, convinzioni costruite sul nulla? Dovremmo quantomeno non giudicare l'altro. E poi potremmo fare un'altra cosa, accorgerci che noi possiamo osservare i nostri pensieri. I nostri pensieri come se fossero un materiale grezzo col quale noi possiamo costruire, aderire alla nostra anima o meno. L'osservazione consapevole quindi si delinea come la medicina. Quanto più riceviamo un'informazione, quanto più dovremmo osservarla senza giudicarla e lasciarla scorrere. Quanto più vediamo gli altri che parlano di e portano opinioni che ci fanno rabbrividire a volte o che non concordiamo, dovremmo osservare e accettare, perché ciascuno viene da un suo processo, da un suo mondo, molto spesso poco consapevole. Quindi osservazione consapevole e compassione, e amore compassionevole forse salverà noi stessi e il mondo.